Sono Biagio e bentornati nel mio salotto. Bene, questo va qua. Ecco, allora, siamo tornati per un altro video. È da un po' che non faccio video in questa postazione qua. Mi sono preso una piccola pausa. Innanzitutto, ho occupato questo tempo anche per finire una canzone natalizia che ho appena pubblicato su questo canale, che è Toys Everywhere. Un remix più che altro perché l'avevo fatta l'anno scorso, però ho voluto riprenderla, migliorarla un po' con anche un piccolo video musicale. Quindi ho occupato il tempo anche per pensare a qualcosa del genere. Tra l'altro, altra cosa è che ho messo anche degli short, YouTube short, visto che YouTube mi ha spinto molto a mettere degli short, continuano ad arrivarmi delle mail su short, cosa sono, cosa servono, cosa fanno. Come farli? Ho avuto comunque la voglia di metterne un po' di più anche per il fatto che hanno avuto un riscontro molto più alto rispetto ai video. Se guardiamo i video che ho fatto ultimamente e vediamo gli short sono tipo 10 volte tanto in fatto di visualizzazioni. Ringrazio YouTube che mi fa passare ancora di più la voglia di fare dei video mettendoci un po' di impegno, video lunghi come YouTube è nato e come secondo me dovrebbe essere. Invece mi stimola a mettere più short perché vengono visti moltissimo, ricevono anche degli iscritti. Invece questi video qua lunghi che faccio, ogni volta che ne metto uno, perdo degli iscritti. Capirete che passa la voglia. A me piacciono molto i video lunghi su YouTube. Guardo anche gente che tende a fare video abbastanza lunghi, ma anche 30-40 minuti e sono belli. È come se tu ti vedessi un film così a casa tua, anche gratuitamente, di gente che condivide delle idee, delle passioni, e poi a volte si confida. È una chiacchiera, sembra un dialogo quasi, e è bello, puoi accedere a tanti tipi di dialoghi, persone diverse che offrono cose diverse. Invece, se poi YouTube penalizza così tanto un video lungo quando provo a farlo, e invece uno short di 10 secondi o 15 fatto in 2 minuti, veramente in 2 minuti, lo premia con così tante visualizzazioni. A te passa la motivazione completamente di mettere impegno per fare video lunghi, no? Perché ti passa proprio la voglia. Cioè, io ho altri lavori, ho altre cose, vado a fare quelli. Non è che sto a perdere tempo a fare video che poi mi fanno solo perdere iscritti, capite? È un controsenso di YouTube, non so. Sembra che voglia snaturarsi, voglia trasformarsi in qualcosa che non è, perché TikTok c'è già. YouTube Short sono carini, ok, però li sta giustamente favorendo perché li ha appena fatti nascere, quindi sta facendo un po' di favoritismi. Però così tanto, almeno nel mio caso, avere 10 volte tanto, 20, 30 volte tanto gli spettatori per gli short rispetto ai video, non lo so, mi sembra una roba demotivante, strana e non ne sono completamente d'accordo. Comunque andate a vedere i miei short se volete, sono questi qua. E volevo vedere con voi oggi, tornando al video, un test. Perché in questo periodo qua, anche alle porte di Natale, perché ormai siamo a fine novembre, dicembre arriva in un lampo e così anche Natale, può aumentare anche lo stress delle festività. Ho magari degli esami, ho delle verifiche, ho di qualunque cosa, ho di preparare verifiche. O comunque abbiamo uno stress che io vedo nell'aria. Io vedo nell'aria dello stress, dell'esaurimento generico, lo vedo un po' in giro, lo vedo anche con me stesso. Infatti, si è visto a inizio video che forse si intuisce che sono leggermente esaurito, ma oggi lo capiamo in maniera definitiva perché ho trovato dei test, vediamo un po' quanti abbiamo voglia di farne. Qua ce n'è uno che ci dice quanto siamo appunto esauriti, stressato, esaurito. Può succedere in questo periodo qua, appunto, così può essere che uno sia magari esaurito. Allora oggi lo scopriamo insieme. Dunque, rispondiamo a queste domande e vediamo un po' che profilo ci offre. Questo qua è il test. Quanto sei stressato? Proviamo, rispondiamo alle domande. Domanda 1 di 10, non leggete le altre, che così non ci perdiamo la sorpresa. State con me, leggiamo la prima. Allora, quante ore dormi mediamente per notte? Qui non ho dubbi, 8, sì, perché io se dormo meno di 8 ore poi non rispondo di me stesso, quindi devo dormire 8 ore. Vabbè, a volte succede che dormo 7 ore, sì, però mi dà un po' fastidio, magari recupero al pomeriggio, quindi diciamo alla fine per giorno 8, magari non per notte, però per giorno 6. Quante sigarette fumi al giorno? Nessuna, io non ho mai fumato, non ho neanche intenzione di fumarmi, mi fa anche molto schifo l'odore di fumo. Poi magari è diverso quando fumi, può essere. Però mi dà così fastidio che non penso che fumerò mai. Quante
Quante volte alla settimana hai la sensazione che il tempo non ti basta? Non lo so, allora, beh, ci sono giorni in cui ho una giornata appunto intensa, dal mattino alla sera, allora non mi basta il tempo per fare altro. Però quell'altro potrebbe essere svago, potrebbe essere divertimento, diciamo non ho il tempo per rilassarmi. Può essere anche quello? Può, perché non dice non ti basta per cosa? Non ti basta per andare a fare shopping? O non ti basta per andare a fare le equazioni quantistiche per determinare un nuovo universo. Quindi la differenza è questa. Diciamo 2 o 3 giorni, non vorrei dire mai, però non vorrei dire neanche tutti i giorni perché sarebbe esagerato. 2 o 3 giorni. 4 di 10. Davanti a una difficoltà sul lavoro, anche qua io direi la seconda, via di mezzo. All'inizio mi arrabbio, magari non lo do vedere, però mi arrabbio dentro, no, mi arrabbio all'interno, però penso subito a come superarle perché è proprio una roba che mi viene istintiva. È quello, all'inizio mi arrabbio e la rabbia serve per farmi pensare velocemente a come superare le difficoltà. Soffri di mal di testa o cervicale. Mal di testa, io ho sempre sofferto un po' di mal di testa, però in questo periodo devo dire che adesso non facciamo delle gufate, però in quest'ultimo mese o 2 mesi non me ne sono venuti, stranamente. Solamente non me ne sono venuti, anche se ho avuto dei giorni stressanti, anche intensi di lavoro, di varie attività, no, per adesso no, però nell'ambito generale, se vogliamo fare un rendiconto dell'anno intero, allora devo dire ogni tanto, a me una volta a settimana, no, mi è successo in un periodo, tipo nel periodo in cui mi stavo laureando, una volta a settimana sì, perché lì ero messo malissimo, 1000 revisioni, 1000 stampe. Eravamo qua, soffri di testa ogni tanto. Allora, domanda 6 di 10. Secondo me riusciremo a fare solamente un test perché sto parlando troppo e vedete, i video lunghi, il brutto è che poi io mi metto a parlare in maniera ininterrotta e succede questo. A pranzo mi succede spesso di... No, qua devo dire gustare la pietanza perché io sono molto lento a mangiare. Infatti me lo dicono anche i miei amici. Infatti quando mi arriva la pizza... Se arriva prima degli altri, io a volte dico, scusate, non vi aspetto perché va sempre a finire che voi finite e poi dovete aspettare me per un quarto d'ora, perché io sono lento a mangiare, perché mi piace gustarmelo, no? Come se stessi registrando un mukbang, che quelli sono tutti lenti quando lo fanno, perché si stanno gustando le cose, però lo fanno per far vedere agli altri, no? Per trasmettere qualcosa. Io invece lo faccio per me stesso proprio, quindi vado lento per quel motivo lì e fatto sta che ci metto un quarto d'ora in più a finire le cose. Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro? Allora, adesso facciamo un resoconto dell'anno intero anche qua. Allora, alcuni momenti abbastanza, altri molto, dipende un po' dalle volte, facciamo una media per sicurezza e diciamo abbastanza, perché molto non vorrei che sembrasse proprio perfetto, tutto a posto, tutto meraviglioso, perché vabbè non lo sarà per nessuno tutto meraviglioso, però mi sembra che sia questo il molto, quindi non vorrei esagerare per non distorgere i risultati, lasciamo per adesso abbastanza. Poi 8 di 10, quanto tempo dedichi ai tuoi hobby? Qualche ora a settimana, quello sì, sì, qualche ora al mese no, qualche ora a settimana. Che sia di sera, dopo cena, di notte, quando ho tempo, però se facciamo un resoconto un paio d'ore a settimana, quindi qualche ora. Come giudichi la tua vita? Non lo dico perché non vorrei che l'algoritmo bloccasse qualcosa, cioè censurasse qualcosa, visto che non so come sono cambiate le norme, perché mi è arrivata la mail, non l'ho ancora letta perché sono 78 pagine e non penso di avere tempo di leggerla, quindi intuisco. Allora qua dico solamente la seconda. Poi, quante volte a settimana esci con gli amici? Almeno una? No. Almeno una? Beh, sì, almeno una. 2 o 3? Va bene, sì, devo essere sincero. 2 o 3. Va bene. Calcola il risultato. Sinceramente non so cosa potrei avere, perché ho messo alcune volte la prima, alcune volte la seconda, alcune volte la terza. Secondo me anche lui dice, guarda, non lo so, vai a farti un giro e basta. Vediamo un po', calcola il risultato. Nessun problema. Nessun problema. Lo stress quotidiano, non sai nemmeno dove sta di casa. Riesci tranquillamente a gestire i problemi della vita quotidiana senza farti sopraffare dagli impegni e dalla frenesia. Vai avanti così. Io devo essere onesto, secondo me non è stato perfettamente perfetto con me, però magari con qualcuno di voi lo è stato. Se volete provarlo, può essere che magari
ho messo qualche cosa di sbagliata, ma io sono stato sincero, devo dirvi proprio la verità, non avrei modo di, non avrei motivo di non essere sincero con questa roba qua. Però, boh, io sento un po' di stress, magari è solamente fame, può essere. A volte si reprimono i sentimenti nella fame, no? Magari dovrei farlo dopo pranzo per ottenere delle robe diverse. Cosa sto dicendo? Allora, se volete provare a fare questo test, vi metto il link qua sotto. Magari per qualcun altro può essere illuminante. Illuminante. Qua c'è qualcosa di molto illuminante. Questa luce che mi sta dando alla testa. No, non si vede niente. Allora, dai, gli ultimi secondi. Ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Se volete vedere la mia canzone, vi ho lasciato il link qua sotto. Guardatela, ascoltatela, che secondo me è bella. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace anche a voi. Voglio sentire i pareri, eh. Va bene, basta, vi saluto e alla prossima. Ciao!